Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ciao Simone. Ciao, ciao Omar, grazie di avermi fatto vedere tutta l'attrezzatura. Adesso quella che vedete qui è il pezzo grosso, Omar, la bicicletta che è stata creata da Vili a Triestina ad hoc per un'impresa che è davvero fuori dal comune, lo possiamo dire. Sì, lo possiamo assolutamente dire, fuori dal comune se non altro perché sarà in Antartide, il luogo più remoto e inaccessibile del pianeta. Quindi puoi dire a ragion veduta che sarà un'avventura sicuramente estrema, sicuramente molto difficile, anche molto affascinante, nel luogo più difficile da attraversare, il più fragile del pianeta e il luogo dove non troverò nulla. Allora, prima di iniziare questa registrazione, Omar mi ha dato delle immagini, diciamo, possiamo definirle così, che la dicono lunga anche sulle situazioni a livello psicologiche e mentali nelle quali lui si troverà. Ovvero sì, è come se ti catapultassero nel centro dell'Europa, ma non c'è nulla, che l'Antartide è un po' questo, è solo ghiaccio. L'Antartide è il continente più remoto, è un continente interamente di ghiaccio ed è un continente il cui diametro è di 4.000 km. Quindi immaginati, ti prendo con la tua bici, la tua slitta, tutti i viveri per sopravvivere, ti lascio al centro dell'Europa, ma è un'Europa ghiacciata dove non c'è nulla. E tu immagini di doverla attraversare dalla Sicilia alla Norvegia completamente da solo. Pausa drammatica. Pausa drammatica. Allora, io so che Omar ha tutte le capacità per gestire questa situazione e ci sono tanti aspetti tecnici che Omar ha studiato nel dettaglio. So che sicuramente hai valutato anche quello che è l'imprevisto, perché quello, non potendolo prevedere, in qualche modo devi sapere che c'è. Esatto. Facciamo così. Concentriamoci sulla parte tecnica, che all'inizio è quella che subito state vedendo, perché qui c'è una fat bike. Esatto, partiamo là dalla bicicletta. Partiamo dalla bicicletta. Il mezzo fondamentale, quello che poi è un po' un unicum in Antartide. Se io riuscirò ad attraversare l'Antartide in bicicletta, sarò il primo ciclista ad essere riuscito in questa impresa. Qualcuno, un paio di atleti sono arrivati al Polo Sud, uno spagnolo in bici più sci e un altro americano, ma nessuno ha mai fatto interamente la traversata, quindi nessuno è andato oltre il Polo Sud. Quindi la bicicletta è sicuramente il mezzo più diciamo scomodo per attraversare l'Antartide, passami il termine. Perché questo? Perché sicuramente si va avanti meglio con gli sci, si va avanti meglio a piedi. L'Antartide è un continente completamente ghiacciato, quindi io troverò un plateau glaciale, un ghiacciaio continentale dove ci saranno crepacci, sastrugi, neve alta, luoghi in cui, momenti in cui io sprofonderò nella neve, quindi tu capisci bene che anche dover scendere e spingere la bicicletta significa avere un attrezzo tra le mani che non faciliterà la pedalata. Per questo abbiamo sviluppato insieme a Vili e Triestina, ai miei partner, una bicicletta che mi dia almeno in partenza la possibilità di provarci. Quindi è una bicicletta che ha una serie di caratteristiche che sono state studiate in fase prototipale inizialmente, poi attraverso dei test sul campo e poi durante il lungo giro del mondo artico, dove mi avete visto con questa fat bike nera camuffata, che altri non era che la prima versione, il primo prototipo di questa Vili e Triestina. Questa bicicletta si basa fondamentalmente su un telaio in acciaio. Perché l'acciaio? L'acciaio per un semplice motivo: differentemente dal carbonio non ci sono resine, non c'è nulla che tiene le fibre incollate, sono tubi di acciaio saldati e quindi non avrò il problema del freddo che potrebbe andare a congelare e quindi a cristallizzare quelle che sono le resine, rendendo la struttura molto molto più fragile. In caso di caduta un telaio in carbonio si potrebbe rompere, quindi il problema non è il materiale in sé, il carbonio che resisterebbe bene a quelle temperature, ma le resine che vengono utilizzate quando si assembla un telaio di questo materiale. Quindi acciaio saldato, un acciaio che ci ha dato la possibilità di creare delle speciali giunture di rinforzo. Tu vedi qui questo triangolo studiato in maniera particolare rispetto ai telai normali. Perché? Perché qui, come vedi, c'è questo palo che dove andrò ad attaccare la slitta su cui caricherò tutti i miei viveri. È una slitta che avrà un peso variabile dai 60 ai 90/100 kg, che io sia all'inizio o alla fine della traversata, quindi man mano che andrò a erodere le scorte. E tu capisci che su questa struttura graverà anche quel peso lì, quindi tutte le vibrazioni verranno trasferite al palo sella, al
tubosella. Al tubosella, che poi verranno passate al telaio, quindi questa struttura qui deve essere rinforzata. L'acciaio poi ci ha dato la possibilità di modellare le forme nella maniera, diciamo, più consona possibile, quindi per utilizzare gomme il più larghe possibile, da 4,5 pollici chiodate. Una fat bike particolare, perché sono pochi i modelli in commercio ancora che hanno anche una ruota da 27,5, quindi non la classica 26, ma 27,5. Perché? Perché comunque un diametro maggiore dovrebbe aiutarmi nella scorrevolezza, quindi dovrebbe darmi questa possibilità. Il telaio mi dà la possibilità di montare e mi darà la possibilità di montare un gruppo molto semplice, quindi un 1x11, una trasmissione Shimano non a 12 velocità ma ad 11, quindi The RXT con la tecnologia Link Glide. Perché più resistenti. Esatto. Perché l'11 velocità non il 12? Semplicemente perché gli spessori dell'11 velocità, dei componenti, dei pignoni, tanto quanto della catena, mi danno una garanzia di durevolezza maggiore. Quindi io non potrò andare a cambiare componenti quando sarò in Antartide. Io avrò la stessa catena, avrò dei componenti, una catena di ricambio, delle maglie di ricambio, ma io dovrò utilizzare lo stesso pacco pignoni in quelle condizioni lì per quasi 2000 km. Lo stesso dicasi per la catena, lo stesso dicasi per tutte le parti di maggior usura. Quindi l'11 velocità in questo caso mi dà garanzie maggiori e mi consente anche di installare sulla ruota più facilmente il pacco pignoni. Un pacco pignoni che, come tu vedrai, è molto generoso, ha un 51 finale. Sì, sì. Quindi è il massimo che io posso andare a installare sulla mia bicicletta. Perché questo? Perché ci saranno dei punti in cui sprofonderò nella neve e in cui l'unica possibilità sarà appunto quella di utilizzare il rapporto più agile possibile per cercare di andare avanti. Tu considera che nella neve pedalerò a una velocità molto bassa, si parla di 7-8 km orari quando le cose andranno bene, quindi capisci, insomma, che ci sarà bisogno di tutta la trazione possibile derivante dalla trasmissione. Il telaio poi ha anche la possibilità, proprio perché acciaio, abbiamo fatto degli speciali rivetti con dei buchi per installare questi supporti, quindi supporti laterali per le borse da bikepacking, supporto posteriore per la borsa da bikepacking. Sul manubrio uno speciale supporto realizzato da Miss Grape, che abbiamo studiato anche qui in fase prototipale durante le passate avventure e che ora è quasi pronto per finire sul mercato e servirà per installare davanti il sacco a pelo o una borsa che contenga altri miei accessori. La bici ora tu qui la vedi naked, quindi nuda, come si dice in gergo. Certo. Non ci sono borse, non c'è nulla, ma verrà riempito tutto lo spazio possibile, quindi, come ti dicevo, le borse sui vari supporti e qui una borsa da frame set che poi ti mostrerò. Quindi ogni centimetro di spazio della bicicletta va impegnato. Perché questo? Perché starò 60 giorni da solo e in 60 giorni dovrò avere con me tutto il necessario, quindi tutto quello che mi servirà per sopravvivere. E dove per tutto ti parlo del cibo, quindi cibo liofilizzato che sto contando minuziosamente attraverso un calcolo preciso che sto facendo con il mio coach e la mia nutrizionista. Dobbiamo valutare ogni giorno quante calorie si presume che io andrò a consumare e quindi fare dei pasti che siano esattamente studiati e calibrati per lo sforzo che farò. Qual è la difficoltà? Tu puoi fare una stima di massima basata su quello che è il consumo che tu presumi di avere. Certo. Poi appunto ti fai questa idea, prendi e acquisisci tutti i pasti liofilizzati che ti servono, poi li metti sulla pesa, sulla bilancia, poi li metti sulla slitta, ti accorgi che l'ottimale non è quello, non è sostenibile dal punto di vista del peso, della capacità di trasporto, e quindi cominci a togliere, no? Quindi un giorno togli un po' la colazione, il giorno dopo fai magari la cena un po' più leggera e il giorno dopo ancora magari mangi una barretta di meno. E questo è, diciamo, forse il maggior motivo di ansia, perché di preoccupazione. Noi siamo abituati, no Simone, noi adesso abbiamo fame, andiamo al bar, ci prendiamo un caffè, sì. Apriamo una credenza, mangiamo una crostatina, un dolce, un panino, una qualunque cosa, no? Lì non lo puoi fare. Lì tu sai che con l'etichetta giorno 1 hai quella razione lì. E tu sai che se anche quel giorno senti l'esigenza di andare a erodere qualcosa dal giorno 2 o dal giorno 3, poi quella cosa lì non te la ritrovi il giorno dopo. Quindi è un gioco di bilanciamento che deve tenere anche in considerazione quella che è la psiche, cioè il fattore mentale, no? Quindi è molto difficile e complicata la gestione di questa cosa. Io dovrò avere poi con me tutto il necessario per sopravvivere, quindi tenda, una tenda realizzata da Ferrino, una Pilier 2 che abbiamo leggermente modificato per darmi la possibilità di accedere alla neve, quindi attraverso una botola sul pavimento io potrò accedere alla neve direttamente da dentro la struttura per proteggermi un po' di più dal vento. Quindi in questo caso potrò prendere la neve, utilizzare il fornellino e fonderla in maniera un po' più veloce.
per fondere il la neve e usando il fornellino dovrò avere con me circa 20 litri di carburante che mi verrà dato alla partenza dall'agenzia che si occupa dell'ottenimento dei permessi. E anche in quel caso non puoi utilizzare il carburante come se ci avessi una caldaia sempre accesa, no? Poi adesso il tema dell'energia energetico è molto attuale e tutti ci stiamo preoccupando del prossimo inverno. Tu immaginati, io i prossimi 60 giorni consumerò solo 20 litri di white gas, quindi quei 20 litri di white gas mi serviranno per mangiare, bere e sopravvivere a meno 30 gradi di temperatura media per oltre 2 mesi. Io sono ammirato, Omar, e allo stesso tempo anche terrorizzato, perché mi sto chiedendo, ma da una situazione difficile nella quale ti dovessi trovare, come te ne tiri fuori? Hai nominato una cosa che è molto importante durante queste spedizioni. Tu lo chiami terrore perché da fuori ti lasci insomma un po' pervadere da quel senso di paura. Io lo devo contenere entro i limiti appunto della paura, quindi la paura c'è, è normale. Questa volta, come ti dicevo anche prima appena ci siamo visti, più che in passato, la paura me la sto coltivando e me la sto portando dietro da settimane, mesi, e più mi avvicino e più questa paura prende uno spazio in più, no? Sono anche consapevole che la paura è quel sentimento e quello stato d'animo che mi aiuteranno a non fare il passo azzardato o il passo di troppo. Questo tipo di spedizioni non si improvvisano, non si prende la bici e si decide domani parto e vado a fare un viaggio. Non è un viaggio in un luogo dove tra 50 km o tra 100 o tra 200 trovi qualcuno o qualcosa. È un luogo dove i soccorsi possono impiegare anche 48 ore, dalle 48 ore in su per venirti a prendere. In alcune zone il soccorso aereo è impossibile, mi è stato già detto dall'agenzia, in quelle zone noi in aereo non possiamo venirti a prendere. Dobbiamo venire con l'aereo fino a un certo punto e poi via terra. Questo vuol dire poterci impiegare anche 7, 10, certo, 12 giorni per recuperarmi. Quindi mamma mia, devo essere bravo a capire quando mi sto per mettere in una situazione di rischio e non mettermici e alzare bandiera bianca quando è il momento di farlo. Avrò con me una serie di dispositivi elettronici, questo è il motivo per cui la tecnologia aiuta molto noi avventurieri e esploratori in questi anni. Perché? Perché se non è cambiata la difficoltà del territorio che si va ad attraversare, sono cambiati gli strumenti che ci garantiscono un po' di sicurezza in più. Io avrò con me un Garmin Edge 1040 per la parte di navigazione, poi avrò due device in reach, il Mini 2 e il GPS Map 66i, in parte per la navigazione come backup, ma soprattutto per l'invio di messaggi e per potermi tracciare live 24 ore su 24 su una mappa realizzata da Endu, che riceverà i segnali dei miei reach e li posterà in maniera tale che tutti voi anche da casa, certo, possiate vedere sempre il puntino che si sposta sulla mappa. Quel puntino poi darà anche la misura di cosa sta succedendo. Il puntino che si sposta lentamente vuol dire Omar è in difficoltà, il puntino fermo vuol dire Omar è chiuso nella tenda, magari dentro una bufera. Il puntino che si sposta e riprende a muoversi vuol dire che Omar ce la sta facendo, no? Ed è l'unico modo, diciamo, l'unico punto di contatto reale che io avrò con il mondo esterno. Saranno anche dei device che io utilizzerò per mandare gli SMS di SOS, in aggiunta a due dispositivi Iridium, quindi stessa tecnologia basata sui satelliti Iridium, ovvero un telefono, quindi con la possibilità di fare delle brevissime chiamate voce, e un piccolo modem che ha la velocità, tu considerai, la metà del vecchio modem analogico, quello che utilizzavamo negli anni 90. Quindi io potrò inviare al team di comunicazione in Italia alcune immagini molto compresse, alcuni aggiornamenti testuali, il team di comunicazione poi li darà in pasto ai social per far sì che voi, certo, possiate seguire, certo, sempre anche dalla mia viva voce gli aggiornamenti, e invierò alcuni messaggi vocali utilizzando il telefono, così che voi possiate sentire, non vedere la mia faccia, ma sentire magari i rumori dell'Antartide e la voce direttamente da lì giù. Mamma mia, io sono, ti ripeto, è una cosa che mi stupisce, e sono sicuro che anche chi sta guardando questo video non può non sentirsi trasportato, emozionato nel sentire tutta questa spiegazione, Omar. La domanda che ti faccio e che probabilmente molte persone si saranno fatta è, ne ho diverse. La prima è: che cosa ti aspetti di trovare lì? Questa è una bella domanda. Benché non ci siano più ormai luoghi inesplorati nel mondo, ormai siamo arrivati ovunque, e dove non arriviamo e dove non siamo arrivati o dove noi personalmente non possiamo andare ci sono i satelliti, le immagini, i video, quindi c'è l'esperienza di qualcun altro. Sicuramente l'Antartide è il luogo più inaccessibile, quindi nel nostro immaginario fatichiamo a definirne un po' i confini e i tratti.
L'Antartide per me è il luogo che io sognavo quando ero bambino. C'erano due luoghi dove io sognavo di andare, il Polo Sud e lo spazio, quindi erano questi due luoghi iconici che io avevo, no? Quelli che mi facevano sognare. E ora sto riuscendo ad andare in Antartide, quindi sicuramente le aspettative sono alte e quindi mi aspetto la magia di un luogo che sappia stupirmi, ma anche catturarmi e forse anche spaventarmi a tratti, no? Perché non riesco ad immaginarmi un puntino, di essere un puntino in una vastità di diametro di 4.000 km, non riesco a vedere, cioè l'orizzonte non riesci a definire, cioè, dove finisce il mio sguardo, dove arriverà il mio sguardo, ecco lì sicuramente scoprirò dove può arrivare il mio sguardo. Quello che mi aspetto sicuramente è di scoprire molto di più di quelli che sono i miei limiti, perché poi questi viaggi e queste avventure molto estreme sono anche un modo per esplorare se stessi, certo. No? Quindi di guardarsi dentro e capire dove l'essere umano può arrivare. E la cosa più bella di tutte le mie esperienze è stata proprio questo, aver capito ogni volta dove potevo arrivare e dove ancora non ero pronto ad arrivare. Ed essere arrivato ora a poter pensare di andare in Antartide per me è già un successo, al di là che io poi riesca o meno a fare tutta la traversata. È comunque una traversata mai riuscita a nessuno, nessuno l'ha mai tentata così, quindi è oggettivamente molto difficile, no? Altrimenti l'avrebbero già fatto. Però ci vado, ci provo e sicuramente al ritorno poi avremo una storia da raccontare nuovamente. Tante storie, Omar. La cosa che ti chiedo è il fatto che tu ti stia accingendo ad arrivare nel luogo più estremo che c'è sulla Terra e quindi probabilmente arrivare alla battuta più estrema di tutte le imprese che uno può pensare sul ghiaccio, sul freddo. Come la stai vivendo questa cosa? Perché parliamoci chiaro, il fatto che tu poi possa andare sulla Luna con la bicicletta nello spazio la vedo piuttosto difficile. La vedo molto difficile, andare sullo spazio la vedo difficile perché ci siano, no? Cominciano anche le spedizioni turistiche, però insomma. Perché ci siano? Quella è un'altra cosa. Mi piacerebbe un giorno vedere una bicicletta tradizionale nello spazio, magari non sarò io a doverla portare, non sarò io a portarla, però mi piacerebbe, no, magari lavorare affinché una bici un giorno possa finire lassù in orbita. Però insomma, senza divagare. Allora, da un certo punto di vista la vedo come una grande soddisfazione, no? Quindi è un punto di arrivo che io sognavo tutta la vita. Dall'altra c'è anche un po' di malinconia, no? Perché tu sogni tutta la vita, cioè tutto quello che io ho fatto nella vita poi era per arrivare al mio grande sogno, a questo grande sogno. E quando lo vedi avvicinarsi è un po' come quando finisce una serie TV che ti ha appassionato per anni, poi arrivi all'ultima puntata, sai che finirà. E c'hai un po' quel senso di tristezza, no? Di malinconia. Non lo vedo oggettivamente come un punto finale della mia carriera. Non mi vedo giù dalla bicicletta. Non riesco. Ecco, questa è una cosa che non riesco ad immaginare con o senza l'Antartide. Poi non metto appunto in dubbio il fatto che, o in discussione il fatto che potrei non farcela, potrei arrivare lì e capire che se facessi le cose meglio potrei farcela e allora magari tornare e riprovare. Non lo so. Quindi adesso non ho ancora una prospettiva, certo, uno scenario, certo, futuro. Certo è che comunque l'Antartide è il grande obiettivo della mia vita e quindi parto consapevole che sto andando a cercare di mettere un punto importante saldo nella mia vita. È impressionante questa conversazione, davvero si spinge verso limiti che sono ben lontani da quelli di un ciclista della domenica, anche un ciclista molto esperto, abituato a fare anche, come dire, giri impegnativi. Io continuo, mentre tu parli, Omar, continuo a guardare questa bicicletta, già me la immagino nel suo contesto naturale, quindi coperta di ghiaccio, con la neve che in qualche modo la ingabbia nel suo contesto. Quella che vedete qui di fianco è la slitta, che prima Omar l'ha sollevata e devo dire che non è nulla di particolarmente pesante. È in materiale plastico? Esatto, sono delle fibre particolari, delle fibre plastiche, è stata realizzata per essere più leggera possibile, quindi come vedi sembra anche una struttura abbastanza, no? Sì, molto morbida. Molto morbida, questo in realtà, questa in realtà serve perché se fosse troppo rigida, certo, con gli sbalzi, le buche, si creperebbe. Si romperebbe, poi anche con il freddo insomma rischierebbe di rompersi, invece così diciamo che è fatta proprio per assorbire e attutire quelli che possono essere eventualmente degli stress da shock, da caduta, da qualunque altra cosa. La slitta da 1,70 m di altezza, quindi è alta poco meno di me. Sì. E qua dovrò mettere tutto quello che mi servirà, quindi tutto il kit di sopravvivenza, quindi le scorte di cibo liofilizzato, tutto quello che utilizzerò per campeggiare, alcuni dispositivi anche di sicurezza per eventuali crepacci, quindi una piccozza da ghiaccio,
fondamentale che non ho mai utilizzato, alcuni moschettoni con delle corde, quindi in caso accada qualcosa devo essere pronto anche lì a far fronte all'evenienza. Quindi vedrete delle cose che sono più tipiche dell'alpinismo che non del ciclismo, ma che poi sono cose comuni a tutti quelli che fanno esplorazioni così, diciamo così, estreme in giro per il mondo. E poi l'abbigliamento, che è stato insomma un po'... Ecco. Parlando di abbigliamento, ovviamente la prima cosa è come ti vestirai, perché lì vivrò vestito, ovviamente non ci saranno momenti in cui io sarò completamente nudo, certo. È impossibile. Quindi io per 60 giorni vivrò all'interno dell'abbigliamento, è un abbigliamento realizzato con Win, su cui abbiamo lavorato su due aspetti fondamentali. Il primo è avere il giusto tessuto e la giusta imbottitura per sopravvivere a quelle temperature. E questo lo puoi ottenere realizzando una tuta di alta quota come quelle che si vedono utilizzare agli alpinisti quando vanno sugli 8000 in inverno. La seconda, più difficile, è utilizzare questa tuta affinché tu possa pedalarci, perché queste sono tute poco comode, no? Quelle presenti sul mercato. Certo. Quindi la sfida è stata realizzare una tuta di alta quota, e lì con l'esperienza dell'R&D di Win non è stato un problema. Il problema, o meglio la sfida grande, è stata quella di modellare, cesellare questa tuta affinché il suo fitting fosse perfetto per me per pedalare. Questo è un lavoro iniziato anche qui più di un anno fa, abbiamo realizzato un primo prototipo che è quello che ho utilizzato in Artico, e il prototipo poi sulla base appunto dell'esperienza quotidiana di quello che ho dovuto affrontare è stato affinato, cambiato, modificato, abbiamo realizzato un secondo prototipo con cui io sono andato quest'estate in Islanda su dei ghiacciai, e da lì poi la tuta definitiva che è quella che ti mostro qui stamattina. È una tuta all'interno del quale poi mi vestirò da ciclista tradizionale. Ovviamente ciclista tradizionale con il massimo in termini di abbigliamento intimo, quindi un primo strato di intimo in lana merino e in cashmere, e poi sopra i vari strati, quindi calzamaglia, la più pesante della gamma Win, le giacche di gamma Win che già avevamo iniziato a sviluppare e che sono ancora adesso sul mercato, quindi sono tutti componenti standard che qualunque utente, ciclista, amatore, voglia pedalare al freddo può reperire nei negozi. Queste giacche abbinate tra di loro andranno a comporre i vari strati in base al freddo che io troverò. La temperatura media in Antartide sarà di meno 30 gradi, venti catabatici anche fino a 80 km orari, che quindi andranno ad aumentare quello che è il wind chill, quindi la percezione del freddo, e quindi andrò a regolarmi sulla base che ci siano meno 30 senza vento, meno 40 con il vento, meno 20 con tanto vento, ecco. Ovviamente tutto questo mi dovrà servire per 60 giorni, quindi io non avrò particolari cambi, perché tutto l'abbigliamento con cui partirò sarà presumibilmente lo stesso con cui arriverò, quindi avrò sicuramente un paio di cambi di emergenza. La tuta è stata studiata affinché possa funzionare anche se una zip si dovesse rompere, che vuol dire abbiamo messo una doppia zip sul pantalone, quindi se una zip si dovesse bloccare, inceppare, rompere, c'è l'altra di emergenza. Mettersi a cucire in Antartide non è proprio la cosa più comoda del mondo. Ci credo. Per quanto riguarda invece le scarpe, utilizzerò due tipologie di scarpe. La prima è una scarpa da ciclismo tradizionale, quindi una scarpa Shimano da trekking invernale con l'aggancio per gli SPD. Sì. E mi servirà, infatti, se tu vedi questo pedale, sì. È il pedale con il double fast, come esatto. Lo chiamo io, che da un lato ha l'aggancio SPD, quindi quando pedalo avrò quello. Dall'altro lato è flat con dei chiodini che servono per tenere la suola stabile, la pianta della suola stabile. Perché questo? Perché poi ovviamente la scarpa da ciclismo in questo caso non potrà bastare. Nei momenti più difficili io avrò anche uno scarpone ad alta quota, diciamo uno scarpone di quelli che si vedono anche in alpinismo, e con quello camminerò, spingerò la bici e eventualmente pedalerò ma appoggiandomi sulla parte flat del pedale. Quindi anche questo è un adattamento che ho fatto, però con un componente assolutamente di serie, perché questa tipologia di pedale, che tra l'altro io apprezzo molto soprattutto per il mountain biking o per chi fa trail, chi sale e scende, magari un po' pedala, un certo, po' spinge, certo. È sicuramente un pedale ottimo, che in Antartide spero dia il meglio di sé, insomma è la mia scelta definitiva. Omar, per quanto riguarda permessi, regole, leggi, tutti quanti i protocolli da rispettare, perché immagino che per andare lì non è che prendi parti e vai, come no, mi allora, dicevi, quindi... L'Antartide non è di tutti e di nessuno, non mi piace usare questa frase. In realtà l'Antartide non è proprietà di uno stato singolo, ma è regolamentato dal Patto Antartico, il Trattato Antartico, stipulato nel 1959 inizialmente da alcuni paesi a cui poi hanno aderito altri, tra cui ci siamo anche noi come Italia. Ed è un trattato che regolamenta quello che si può fare in Antartide e quello che non si può fare in Antartide. Sono vietate tutte le forme di sperimentazione militare,
non si possono fare determinate cose, si può fare ricerca scientifica e il turismo è regolamentato dalla IATO, che è l'organismo che regolamenta i provider che possono giocare, diciamo, in Antartide attraverso quei viaggi che a volte si vedono molto costosi, quindi quelle crociere che magari si fanno nelle baie per vedere i pinguini, per la fauna, per vedere l'Antartide, i viaggi che a volte si vedono fare in cui ti portano con l'aereo al Polo Sud, tocchi il Polo Sud e te ne vai, e poi le spedizioni sportive soprattutto. E le spedizioni sportive appunto sono regolamentate attraverso l'utilizzo obbligatorio di agenzie che ti portino in Antartide, ti rilascino i permessi in Antartide, ti vengano a riprendere e gestiscano anche il rescue. Che vuol dire? Vuol dire che in caso di emergenza io avrò sempre contatto con la centrale operativa di cui ti parlavo, che dovrà alzare un aereo di emergenza o venire via terra a prendermi ovunque io sarò in Antartide. Per ottenere i permessi ovviamente non è una cosa facilissima. Io ho iniziato a lavorare al progetto Antartide sulla carta realmente, effettivamente, oltre un anno fa. Ho preso i contatti con un'agenzia, l'Antarctic Logistics Expedition, che è la più blasonata, la più forte sul territorio, e la quale mi ha detto ok, vuoi venire in Antartide, dimostraci che puoi venire in Antartide, noi non mandiamo le persone a morire in Antartide. Ti ha chiesto le referenze, diciamo. Mi ha chiesto le referenze, ma al di là delle referenze che pensavo di possedere, poi mi ha chiesto una serie di attività che io ho dovuto fare, quindi di training che ho dovuto fare specifici per dimostrare le mie abilità sul ghiacciaio piuttosto che in altre situazioni, esami medici, esami del sangue, tutta una serie di cose che verifichino che io sia in salute e possa pensare di attraversare l'Antartide. Ti faccio un esempio banale: fino a un po' di tempo fa in Antartide per andare dovevi o aver tolto l'appendicite o l'avevi dovuta appunto aver fatta, quindi o tolta preventivamente, quindi non potevi andare lì perché un attacco di appendicite in Antartide significa la morte. Chiaro. Cioè quello che tu qui con un banale ricovero di qualche giorno in pronto soccorso lo risolvi, lì può essere mortale. Lo stesso dicasi per tutte le infezioni, per tutto quello che ti può succedere o che ti può portare dietro, patologie cardiache, anche cose stupide. Quindi io ho fatto più volte l'esame dell'elettrocardiogramma sotto sforzo, più volte degli ecocuore, ho fatto delle indagini molto approfondite proprio per scongiurare ogni rischio. Insieme al mio medico, un medico molto esperto, che di solito durante le spedizioni mi dà supporto in termini di, appunto, di consulenza su quello da fare o non fare, io ho due paginette così fitte con tutti i medicinali che sto portando con me e cosa posso utilizzare e devo utilizzare alla presenza di determinati sintomi, compreso anche infarti, qualunque tipo di cosa che ti può capitare lì può diventare mortale, anche una polmonite. Io infatti adesso partirò, sono in partenza per il Cile, dove dovrò stare una settimana in quarantena. Non solo per questioni di Covid, ovviamente in Antartide non puoi importare nessuna specie di batterica o virus che non siano già presenti alle varie basi, e quindi devi stare 7 giorni in quarantena in Cile prima di volarti verso l'Antartide, fare anche lì una serie di verifiche, bonificare tutto il materiale. Quindi viene tutto sanificato. Ti faccio un esempio: questi pneumatici che io magari ho utilizzato per allenarmi qui sui nostri sentieri potrebbero aver raccolto della terra, dei batteri, che tu vai ad importare in un territorio molto fragile, in un posto molto delicato del pianeta, no? Non per niente poi un altro dei risvolti della mia avventura sarà il progetto scientifico adesso connesso, cioè un progetto di divulgazione che parte e nasce e si vuole, diciamo, mostrare dallo speciale painting di questa bici. Questa bici, come vedi, ha delle stripes, no? Tu vedi, partiamo dall'azzurro, dal freddo e arriviamo al rosso. E ci arriviamo sempre più velocemente. Allora, questo painting, questa colorazione è stata realizzata da uno scienziato inglese, Ed Hawkins, dell'Università di Reading, che collabora con il progetto in quanto membro del comitato scientifico. E queste sono le stripes climatiche dal 1850 ad oggi, che vuol dire ogni lineetta rappresenta quello che è successo in quel determinato anno in termini di aumento della temperatura media. E come tu vedi, all'inizio abbiamo molto azzurro, salvo poi crescere in maniera molto preoccupante all'incirca dalla metà del secolo del 1900 fino ad arrivare ad oggi, che è completamente rosso. Quindi questo grafica esattamente la situazione del pianeta Terra in termini di aumento della temperatura media. Quindi per me Antarctica Unlimited è anche un progetto, vuole essere anche un progetto di divulgazione, cioè vuole far vedere e mostrare la storia di un essere umano che tenta di esplorare i propri limiti, ma sta anche esplorando e lo sta facendo nel luogo più fragile del pianeta. Cambiamento climatico è qualcosa che ormai non possiamo più, di cui non possiamo più dibattere, c'è, e non siamo più tra l'altro in fase di cambiamento climatico, ma siamo in una vera e propria crisi, stiamo vivendo una crisi
su cui dobbiamo mettere mano e dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo agire affinché ci si possa mitigare gli effetti di questa crisi, no? E si possano un po' andare ad attenuare quelle che saranno le conseguenze per noi e per le generazioni future. Quindi diciamo, Amara, questa missione ha anche una finalità di ulteriore sensibilizzazione su questa tematica? Sì, allora per me, sai quello che penso, vale per tutti quanti i discorsi tecnici che facciamo spesso sui componenti, sulla tecnologia della bici, ma vale per tutto quello che faccio, per i miei limiti umani, per la parte psicologica e per la parte anche naturalistica dei posti che attraverso. Quindi a me piace divulgare, piace spiegare, piace approfondire. E quindi legando le mie avventure ad un progetto scientifico cerco nel mio piccolo di dare anche io la mia parte di contributo a quella che è la causa della crisi climatica attraverso questo, diciamo, filone divulgativo che comprende degli scienziati, degli esperti con cui io parlerò di Antartide, una serie di incontri che io farò poi nelle scuole al mio rientro e una serie di contenuti che rilasceremo a partire dal documentario fino ad arrivare a delle pubblicazioni proprio per raccontare, dare alle persone maggiormente quella che è la consapevolezza del periodo che stiamo vivendo. Io credo che in questo momento stiamo acquisendo tutti una maggior consapevolezza, nessuno più nega il cambiamento climatico e anche se qualcuno a volte fa un po' il giochino di andare a pescare, no, la notizia del cosiddetto cherry picking in cui io ti presco l'unico parere dello scienziato che ti dice che il cambiamento climatico dipende dal sole piuttosto che, non lo so, dalle paturnie di qualcuno. Poi in realtà il 99% della comunità scientifica è assolutamente concorde e unanime nell'affermare che il cambiamento climatico e il repentino aumento delle temperature medie sono incontrovertibilmente causate dall'essere umano. Certo. La causa è antropica, non ci sono cause al di fuori e non possiamo andare a pescare quell'1% che decide che non è così contro tutto il parere della scienza. Tra l'altro la scienza ci dice anche un'altra cosa, siamo ancora in tempo. Quindi non è vero che tutto quello che noi facciamo possiamo fare ormai è tardi, siamo ancora in tempo, siamo in ritardo, ma siamo in tempo per poterlo fare. Quindi dobbiamo agire, noi siamo la causa, ma credo che possiamo essere anche la soluzione, quindi attraverso una serie di comportamenti più responsabili. Sono d'accordo, Omar, e va detta una cosa, che probabilmente questa opera di sensibilizzazione che tu, insieme a tantissime altre persone, si sta facendo, riesce veramente ad essere efficace nel momento in cui ci si accorge che avere questa accortezza, se vogliamo, climatica, questo amore verso la Terra, è qualcosa che porta anche un beneficio poi economico. Perché c'è da fare anche un discorso di questa natura qui, che probabilmente riesce ad essere meglio percepito dal pubblico sostanzialmente. Allora, è quindi chiaro, no, che poi andiamo molto oltre questa la allora, finalità di è chiaro video. Che noi potremmo andare poi dopo a aprire un dibattito infinito, però il caro vecchio detto che le persone capiscono quando gli tocchi il portafoglio è vero. È verissimo. E noi stiamo vedendo adesso cosa sta succedendo con la crisi derivante dal conflitto Russia-Ucraina, no? Crisi energetica, aumento dei costi, aumento di insostenibilità dei costi dell'energia. Noi l'energia la possiamo creare in maniera del tutto sostenibile e naturale. Noi possiamo utilizzare il vento, il sole, l'acqua, noi possiamo utilizzare il calore della terra, possiamo utilizzare tante cose per fare energia, no? E sono metodi che noi possiamo utilizzare a costo inferiore e soprattutto con un impatto inferiore sul pianeta. Continuare ad erodere le risorse del pianeta significa che poi ne dobbiamo cercare sempre di più e poi sempre di più, andando ad alimentare quel processo di aumento delle temperature che poi porta tragedie sempre maggiori, distacchi di ghiacciai sempre maggiori, certo. Anche un cambiamento del pianeta, no? E molte volte le persone ti dicono, ma sai, la Terra ha sempre sopravvissuto alle varie ere, quindi anche questa ondata di riscaldamento molto forte che abbiamo causato la supereremo. È vero, il pianeta non è che esploderà tra 100 anni, però al di là, se proprio non vogliamo vedere il lato più romantico, no? Vedere i ghiacciai che fondono a me fa tristezza, vedere il territorio che cambia a me fa tristezza. La Terra si salverà e anche l'uomo si adatterà, perché poi noi abbiamo la fantastica capacità di adattarci. Però non dobbiamo dimenticarci una cosa, l'adattamento ha un costo, ha un prezzo. Adattarci al cambiamento climatico e a questo cambio così repentino ha un costo e il costo sono le vite umane. Non dimentichiamoci che quando si stacca un ghiacciaio muoiono degli alpinisti, non dimentichiamoci che le grandi alluvioni... Quando va bene. Quando le grandi alluvioni a cui abbiamo assistito, l'ultima nelle Marche, ha fatto morti e tragedie e non si contano più gli eventi estremi che stanno causando morti e vittime, per non parlare poi di alcuni luoghi del pianeta che saranno completamente inabitabili. Io immagino le regioni dell'Africa che diventeranno completamente invivibili. E adesso ci preoccupiamo e dibattiamo tanto, arrivano i profughi, ne arrivano i migranti e non li vogliamo. Quando mezzo mondo migrerà verso nord, e dopo
ci sarà un problema serio da affrontare. Quindi è vero, ci adatteremo, il pianeta si adatta, ma questa cosa ha un prezzo, un costo. Il costo sono le vite umane e non c'è niente che ha più valore di una vita umana. Quindi io credo che abbiamo tutti l'obbligo di agire per quelle che possono essere le nostre piccole, diciamo, le nostre vite quotidiane e le nostre piccole esigenze. Non è che da domani io penso che tutti prendano una bici e vadano in Antartide, però noi ciclisti, ad esempio, possiamo avere atteggiamenti migliori, evitare di buttare le cartacce, le plastiche nei sentieri, possiamo evitare di prendere l'auto per fare 100 km e andare ad allenarci, possiamo utilizzare la bicicletta anche in contesto urbano. Ci sono delle cose che tutti noi possiamo fare e a volte, sai, uscire un po' da quella che sono le nostre abitudini ci può proiettare verso delle cose anche più belle. Tu a volte hai fatto spesso degli articoli o delle riflessioni su quanto sia bello prendere la bici e andare in natura. Ecco, l'essere umano ha dimenticato il valore di andare in natura, perdersi nella natura. Quando tu stai in natura non consumi nulla. Cioè, io adesso per 60 giorni consumerò 20 litri di white gas, basta. Non diciamo a tutti di andare in Antartide con una tanichetta di white gas, ma però possiamo abbassarlo il riscaldamento in casa, non è necessario. Io sono a maniche corte non solo perché mi sto adattando al freddo, ma perché oggettivamente è il novembre più caldo che io ricordi da quando sono bambino, quindi abbiamo la possibilità di contenere quelli che sono i nostri consumi, di cambiare e consumare in maniera anche più responsabile. Io, Amar, proprio su questo argomento qui vorrei fare proprio una esortazione finale, perché chi è ciclista, sia su strada, sia fuori strada, alla fine è un appassionato non solo del mezzo, non solo della pedalata, ma anche del contesto in cui si pedala, cioè della natura. E avere questo atteggiamento di sensibilità verso l'ambiente è molto importante. E noi ciclisti siamo in qualche modo avvantaggiati da questo punto di vista, o dovremmo esserlo? Noi siamo avvantaggiati e vedere il mondo dalla sella di una bicicletta ti dà una prospettiva privilegiata. Non hai nessuna barriera, hai la giusta velocità, riesci a captare tutto quello che hai intorno. E io chiedo sempre alle persone di farlo questo sforzo. E alla community di bici da strada mi piacerebbe fare una richiesta. E anche a MTB Cult. E anche a MTB Cult, perdonami. Io vorrei fare una richiesta specifica. La bicicletta è bella tutta a 360 gradi, no? Allora, noi abbiamo la forte necessità di promuovere questo mezzo fantastico che è la bicicletta con due ruote. Smettiamo di essere divisivi all'interno di un mondo che già fatica ad emergere, soprattutto in Italia. Quindi mountain bike, downhill, trail, strada, elettrica. Gravel, è gravel, non è gravel, elettrica, l'e-bike, basta, siamo tutti utenti che tentano nel loro piccolo di fare qualcosa di più bello, più naturale per se stessi e sostenibile per l'ambiente. Il discorso dell'e-bike a me piace, voglio spendere solo un'ultima battuta su questo. Smettiamola di prendercela con chi va in e-bike, ricordiamoci che una persona in e-bike è una persona in meno in auto, è una persona in meno in moto, è una persona in meno su un camper, è una persona in meno su un mezzo motorizzato. Smettiamola anche di prendercela con le batterie, ma le e-bike hanno le batterie che consumano. Quando facciamo queste osservazioni, andiamo a leggere i dati, l'impronta che una batteria ha, di una bicicletta ha sul pianeta, è infinitesimale rispetto all'impronta di un'auto a combustibile fossile. È vero, le batterie non sono la soluzione del mondo, chiaro, ma tra una macchina diesel c'è una bella differenza. E una bicicletta, una e-bike, se permetti, io preferisco girare in e-bike e vedere chi gira in e-bike. Io stesso, nonostante tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, la ricerca del limite, i luoghi più estremi del mondo, quando sono a Roma, in città, mi muovo in e-bike. Assolutamente, Omar. Fra l'altro abbiamo pubblicato su MTB Cult un articolo proprio che spiega quali sono i costi effettivi della ricarica di una batteria anche da 750 wattora, che in campo bici è una batteria grossa. Comunque, Omar, qui abbiamo un'impresa che si sta avviando verso l'avvio. Quindi, come dire, abbiamo fatto un excursus molto ampio su tematiche vaste che comunque sono inevitabilmente connesse con quello che Omar sta facendo. Io, Omar, confido nella tua grande esperienza e capacità di visione su quello che vedrai lì in Antartide, e sono sicuro che saprai valutare quello che succede. Assolutamente. Se dovessi decidere di fermarti, tornare indietro, chiamare i soccorsi, sappi che da parte mia, da parte anche di chi ci sta guardando, che è arrivato fino a questo punto di questo video molto lungo, avrai supporto e grande ammirazione. Quindi io spero che fra 2 mesi torneremo a parlarci, a vederci seduti davanti a un caffè caldo
e a parlare caldo sicuramente. Caldo sicuramente. E a parlare di quella che è stata questa esperienza, qualunque essa sia stata. Guarda Simone, anch'io ho questo, diciamo, questo augurio, l'augurio di rivederci al rientro. Nonostante il mio animo solitario, sono sicuro che dopo 60 giorni di silenzio e di nulla anch'io avrò un moto di socialità in attesa, no? Quindi sicuramente verrò a trovarti tra le nostre montagne, ci chiuderemo nella nostra pasticceria e caffetteria preferita, io mangerò un buon dolce e berrò un buon caffè caldo, anche perché avrò solamente cibo liofilizzato, quindi dovrò fare un po' di detox. Sicuramente quello che hai detto è, diciamo, dovrò tenerlo bene a mente, quindi dovrò essere sempre molto visionario su quello che, non solo sull'obiettivo che voglio raggiungere, ma soprattutto su quello che mi aspetta poco al di là della punta del mio naso, per valutare se è il caso di andare avanti o di fermarmi. Ecco, sicuramente tornerò a casa con una storia da raccontare, quale sarà lo scopriremo tra 60 giorni. Grazie Omar, qualunque esperienza in bicicletta alla fine è una storia da raccontare, questo è molto importante. Io ringrazio Omar. Grazie, e chiaramente Simone, grazie a tutti gli ascoltatori. Da parte di tutti i lettori e chi ci sta guardando sul nostro canale YouTube va un grandissimo in bocca al lupo per questa avventura, e noi ti seguiremo. Grazie. Grazie mille Omar. Ciao a tutti. Grazie a tutti, a presto.